Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Stefano, aka The Mad Dog. Oggi andiamo a vedere un programma che mi ha segnalato un iscritto, anzi lo ringrazio, ringrazio Hellcore come ha il suo nickname nei commenti, lo ringrazio perché appunto mi ha segnalato un programma che sembra essere effettivamente carino ma che non ho ancora avuto modo di provare, però comunque lo andiamo a vedere giusto appunto per farvelo conoscere anche a voi. Il programma in questione si chiama Pilot's Life, anzi Simbit Wars a Pilot's Life. Ovviamente io l'ho acquistato su SimMarket, costa circa 16 euro. E ci dovremmo come al solito fare un account, quindi ovviamente con la mail che avete utilizzato, che userete per comprare questo prodotto, farete il vostro account col username e password e poi andiamo a fare login. Una volta loggati, qui io ancora non ho iniziato a fare nulla, nel senso ho visto un attimo il programma come funzionava, però all'inizio c'erano delle problematiche e qui faccio un piccolo inciso. Ho avuto modo di parlare direttamente con lo sviluppatore perché ho mandato una mail di assistenza per un problema che adesso vi faccio anche vedere. E mi ha risposto appunto lui e ci siamo scambiati un po' di messaggi e siamo riusciti poi alla fine in tempo reale a sistemare il problema, perché lui in tempo reale faceva delle modifiche, rilasciava un aggiornamento, quindi io mi scaricavo l'aggiornamento direttamente dal programma perché si autoaggiorna e mi faceva fare delle prove per vedere se il problema fosse stato risolto. Questa è una cosa che io sinceramente reputo fondamentale per qualsiasi programma, perché avere un contatto diretto con lo sviluppatore o comunque con un'assistenza che sta lì sul pezzo e risolvere problematiche che effettivamente sono evidenti, mi sembra un'ottima cosa. Allora, il programma in questione cosa fa? Fondamentalmente permette di creare una carriera virtuale come pilota, gestendoci quindi le compagnie e preparandoci a fare una sorta di scheduling dei voli per acquisire esperienza, acquisire salario e, insomma, e fare delle cose come se fossimo appunto un pilota vero e proprio. Allora, nella dashboard, ovviamente io qui c'è il mio nome e cognome, ci dice che non siamo impiegati con niente, ma abbiamo delle offerte di lavoro. Quindi se andiamo a cliccare su View Offers, vediamo che ci mostrerà tutte le possibili compagnie che sono presenti nel programma, divise per rating, divise anche per categoria di continent, quindi del continente della compagnia. Quindi noi eventualmente, così come faccio sempre, vado a vedere solamente quelle europee che sono quelle che mi interessano, eccole qui, e possiamo da qui andare a fare due operazioni. La prima operazione è selezionare una compagnia che vogliamo utilizzare, ad esempio l'Air France, e cliccare su Apply for Job e lui automaticamente ce lo mette qui su Air France in stato pending, e poi vi spiego la differenza. Oppure selezionare una di queste compagnie qui che sono già pronte per essere utilizzate a fare accept offer. Ovviamente non lasciatevi ingannare dalla tipologia di compagnia, perché è ovvio che non avremmo mai tutti gli aeromobili possibili con tutte le compagnie possibili. Quello che poi voi andrete a fare è scegliere la compagnia per la quale lavorare, ma poi potete prendere l'aereo che vi pare, fondamentalmente funziona così. Quindi ad esempio facciamo una prova, io voglio andare a lavorare per l'Air Dolomiti, quindi che ha come hub, questo invece è fondamentale, l'hub di partenza e di arrivo, questo invece sarà rispettato sempre nello scheduling. Quindi diciamo che voglio andare a lavorare per l'Air Dolomiti che ha come hub Valerio Catullo, quindi Verona, LBX. Gli dico accept offer, congratulations for accepting your first contract offer, e diamo ok. Ora sulla dashboard quindi lui ci dirà che siamo impiegati presso l'Air Dolomiti, non abbiamo fatto ancora nulla, quindi ovviamente dobbiamo iniziare la nostra carriera. Ci spostiamo in questo caso su flights, non abbiamo ancora uno scheduling, quindi possiamo cliccare su generate schedule e lui automaticamente ci darà una sorta di scheduling per fare dei voli. Sono 2, 4, 6, 8, 10 voli a botta, quindi possiamo tranquillamente accettare questo scheduling, quindi
dovremmo seguire poi effettivamente questo, quindi alle 6.05 ora del simulatore da Verona fino a Francoforte, il ritorno poi dalle 8, le 8.15 si torna a Verona, eccetera eccetera, quindi una sorta di andare ritorno in vari giorni. È ovvio che non è che dovete rispettare i giorni, non è che dovete fare tutto insieme, però gli orari sono comunque da rispettare. Quindi grosso modo sono 3-4 volte il volo andata e ritorno da Francoforte, e poi c'è Verona-Monaco. Quindi se noi siamo d'accordo con questo scheduling, clicchiamo su Accept, altrimenti cliccando su Regenerate lui ci darà altre opzioni. In questo caso ci ha cambiato Francoforte, ci ha messo Monaco, quindi non è che ci sia granché. Ovviamente poi in base alla compagnia anche che sceglierete ci saranno delle diverse destinazioni in base anche al tipo di aeromobili che la compagnia dispone. Quindi diciamo che a me va bene questo scheduling qui, io vado a cliccare su Accept Schedule e ora ovviamente lui si aspetta che iniziamo con il nuovo volo. Quindi abbiamo due opzioni: o skippiamo il prossimo volo, quindi Verona-Francoforte non ci va di farlo, vogliamo fare Francoforte-Verona, quindi facciamo skip next flight e lui passa automaticamente a quello sotto, oppure clicchiamo su start next flight. Cliccando qui lui ci porta alla pagina del current flight, ci mostrerà appunto la distanza e quindi la posizione dei nostri due aeroporti, ci chiederà di selezionare un aeromobile, e qui torniamo al discorso che facevo prima, ossia facendo select aircraft ci possiamo scegliere l'aeromobile che vogliamo, quindi a quel paradossalmente anche un 787 che l'Air Dolomiti non ha, però appunto a lui interessa che voi selezionate un aeromobile, quindi io che ne so, gli dico un A319, faccio ok, e una volta che poi il nostro simulatore sarà connesso ci posizioneremo sull'aeroporto di Verona e cliccheremo su start flight. Lui da quel momento comincia a fare il calcolo di tutti i dati di volo, quindi quanto manca all'arrivo, il tempo di arrivo, l'altitudine e lo speed. Quindi si connetterà in maniera automatica al simulatore per farvi vedere in tempo reale dove siete. Ora, il problema che c'era all'inizio, che fortunatamente è stato risolto, è che quando cliccavamo sulla parte del job market, quando cliccavamo su apply for job, lui mi dava un errore che era un errore di come possiamo dire, un errore di regione del sistema operativo. Cioè vi spiego, praticamente mi hanno detto gli sviluppatori che c'era un problema inerente al fatto che siccome gli orari sulla parte anglosassone vengono divisi con delle virgole, noi li dividiamo, erano divisi qua invece sulla parte italiana con dei due punti, e quindi il programma non lo riconosceva. Problema banalotto, però comunque era un problema. Quindi quando ho fatto la modifica della regione provandola a impostare su inglese, effettivamente ha funzionato, quindi gli ho comunicato allo sviluppatore, guarda, funziona, quindi devi fare semplicemente queste modifiche qui. E adesso con la versione questa qui, la 1.0.3, effettivamente funziona tutto correttamente. Quello che invece non ho ancora capito, ma che dovrei un attimo analizzare magari rimandando un'altra volta la mail allo sviluppatore, è il caso in cui, come abbiamo fatto adesso, io mi sono registrato per Air France, cioè io ho chiesto di lavorare per Air France e siamo in stato pending. In stato pending semplicemente vuol dire che se io faccio accept offer, lui mi risponde che possiamo accettare solamente le offerte che sono approvate dalla compagnia. Però questo stato pending, io ho provato ad aspettare, ho provato anche a chiudere e aprire il programma o a riaprirlo direttamente il giorno successivo, rimane sempre in pending. Quindi non so chi è effettivamente che deve accettare questa cosa qui. Non so se rimane il fatto che tu lo puoi, come dire, fare apply per portarlo poi come offerte per altri utenti, oppure se lo vuoi fare per te ma devi aspettare qualcosa. Questo non l'ho sinceramente capito, quindi adesso appena so qualcosa magari cercherò di scoprirlo. Nella parte reports, shop e community non c'è ancora nulla, perché appunto stanno ancora facendo degli sviluppi su questo programma. La parte settings non ve la faccio neanche vedere, perché praticamente non c'è nulla da settare, fondamentalmente
è tutto così. La parte help vi dà la possibilità di accedere automaticamente al manuale e da qui, come vedete, potete aprire tranquillamente un ticket dicendo appunto se volete proporre un'implementazione di qualcosa oppure riportare un bug, ed eventualmente poi appunto mandare direttamente la richiesta e tracciarla direttamente dal programma. È molto simpatica questa cosa perché, ripeto, crea comunque un buon contatto anche con la casa di sviluppo. Ora, ovviamente, qual è la cosa che un po' mi scoccia? Che questa cosa qui è fine a se stessa, cioè sì, il fatto che noi adesso siamo registrati su una compagnia e possiamo fare dei voli per quella compagnia seguendo uno schedule ci può essere anche utile, ma alla fine non c'è però quella gestione come c'era su FS Passenger, in cui dovevamo caricare i passeggeri, fare più ore di volo per acquisire esperienza, quindi magari con l'esperienza potevamo portare aerei più grossi, acquisire magari anche delle skills diverse. Qui siamo bloccati sul fatto che è una carriera vera e propria, quindi possiamo salire di livello, ma la salita di livello ci permetterà di acquisire più soldi, ma con questi soldi non è che ci facciamo granché, anzi non ci facciamo niente fondamentalmente. Quindi è un programma che secondo me ha delle potenzialità, però andrebbero aggiunte delle features per renderlo un po' più simpatico. Al momento noi abbiamo questo, che è base, cioè solamente voli, guadagni esperienza e arrivederci, e quel famoso iRowler 2 della Just Flight, che invece è praticamente la gestione di una compagnia sotto tutti i punti di vista, quindi si distacca completamente invece da quello che è il mero volo sul simulatore. Quindi siamo ai due estremi. Io spero che adesso qualcuno riuscirà a far chiudere il cerchio, magari con un programma apposito che permetta appunto di caricare i passeggeri e di divertirsi come ci faceva divertire FS Passenger, perché credo che ormai FS Passengers non sarà disponibile per la V4 e credo che non lo sarà mai, perché è un progetto che ormai è fermo da troppo tempo. Quindi dobbiamo vedere appunto se qualcuno ha la voglia e la capacità di creare una cosa simile. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande come al solito commentate, tanto io il link di questo prodotto ve lo lascio in descrizione. Quindi una buona giornata a tutti e statemi bene. Ciao ciao!